Grave lutto nel mondo del giornalismo, a soli 48 anni si è spenta per cause naturali nella sua casa di Spoltore Rita Consorte. A trovarla una signora che l'aiutava nel quotidiano di una vita da sempre difficile. Rita era stata dimessa giorni fa all'ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico per insufficienza respiratoria. Giornalista, ha collaborato con diverse testate, ma a causa dei problemi di salute ultimamente aveva dovuto lasciare la professione. Tifosissima del Pescara, Rita si era trasferita però da qualche mese a Spoltore. Orfana dei genitori, Rita aveva perso anche l'adorato fratello e poi un anno fa anche l'ultima parente rimasta, una zia di 90 anni. Il volto di Rita, la sua voce, i suoi capelli rossi, la sua forza caratteriale era arrivata fino all'indignato di Canale 5 dopo tante proteste a Pescara, dove arrivò perfino a incatenarsi davanti alla prefettura, ma nulla si è mai risolto. E così Rita, rimasta sola, invalida al 75%, quando ha perso anche l'ultimo prezioso pezzo della sua famiglia, ossia l'anziana zia novantenne. Ovviamente il nostro più caloroso abbraccio a Rita da parte ovviamente di tutta la redazione di Rete 8 e da parte dell'editore. I funerali si svolgeranno domani alle 16 presso la parrocchia di Santa Caterina a Pescara.